pour sortir de la société de consommation, voie et voie de la décroissance. È un gioco di parole sulla parola francese voie, che significa al medesimo tempo voce e strada. Si tratta naturalmente di uscire dalla economia capitalista, quando è la crescita è la società di crescita e la società capitalista e viceversa, della società di mercato, ma ancora di più, si tratta di rompere con il paradigma occidentale, perché l'Occidente è questo paradigma del sempre di più, dell'economia, dell'accumulazione illimitata, questo paradigma che si è messo in posto tra il XVI secolo e il XVIII secolo più o meno, e lo chiamo il produttivismo, produrre all'infinito. E poco a poco con l'imperialismo, la colonizzazione, poi lo sviluppo e oggi con la cosiddetta globalizzazione, che noi francesi preferiamo chiamare mondializzazione, ma che non è la mondializzazione dei mercati, è una truffa, perché i mercati sono mondializzati almeno dal 1492, quando gli amerindiani hanno scoperto un certo Cristoforo Colombo, ma forse già era Genova e Venezia, erano già nella globalizzazione. No, ciò che è accaduto nel 1989 è il contrario, la mercificazione del mondo, lo stadio dell'onimercificazione del mondo. E questo è precisamente la società della crescita, detto una società che con la globalizzazione si è lasciata fagocitare da una economia di crescita. E che cos'è una economia di crescita? La nostra economia è un'economia che non ha più come fine che la crescita per la crescita. E non crescere per soddisfare i bisogni, che sarebbe una cosa giusta, ma crescere per crescere, fa crescere all'infinito il prodotto, e naturalmente non ha senso di far crescere il prodotto se non si fa crescere il consumo, ma al medesimo tempo si fa crescere i rifiuti, che diventano un incubo non solo a Napoli ma in tutto il mondo, e fa crescere anche i profitti per i capitalisti. E allora, di fronte a questo grande sfida, non basta essere economista. Per tutta la mia carriera professionale sono stato un economista, ora sono in pensione, allora posso fare il filosofo, si deve. E allora partirei da una riflessione del più grande filosofo del nostro tempo, Woody Allen, che ci dice che siamo arrivati all'incrocio di due strade, precisamente le strade della decrescita o della crescita, due strade. Una porta alla scomparsa della specie umana e l'altra alla disperazione totale. E lui aggiunge: speriamo che l'uomo farà la buona scelta. Allora, ma Woody Allen non ha visto che c'era una terza strada, ma veramente un piccolo sentiero, che è fondata su altre voci, che le altre voci e le altre strade della decrescita, che è il sentiero della decrescita, che sono sentieri della decrescita. E precisamente questo è la giustificazione del sottotitolo vie e voci della decrescita. Dico perché plurale, perché dico sempre che la decrescita non è una alternativa alla società di crescita, alla società
mondializzata di mercato, ma è una matrice di alternative. Dico sempre così che non si farà la decrescita nel medesimo modo nel Texas non sono pronti per farla, devono continuare a usare i fuoristrada, eccetera. E come nel Chiapas, e precisamente nel Chiapas è interessante perché con il subcomandante Marcos hanno intrapreso da alcuni anni un percorso interessante, che è precisamente l'introduzione di questo libretto che si chiama Il risveglio degli amerindiani, dei popoli indigeni che oggi si fanno sentire sempre di più con la Bolivia di Evo Morales, con l'Ecuador di Rafael Correa. E penso che abbiamo vissuto recentemente una svolta nella storia dell'umanità. Direi che gli storici del futuro come una data importante il 1 gennaio 1994 e aprile 2001. Allora perché? Sembra strano per voi, queste date. Perché il 1 gennaio 1994, dopo 500 anni di colonizzazione, gli indiani, tutto un sacco di indiani diversi, non posso più, i nomi sono dati nel libretto, un sacco nell'elenco di popoli indiani, hanno preso la città di San Cristobal, del Chiapas, San Cristobal de las Casas. E è l'inizio della ribellione del subcomandante Marcos, che oggi è organizzata, hanno liberato una zona grande come il Belgio, cinque zone autonome che hanno chiamato, si chiamano i Caracoles, che è il nome della Lumaca, che è il simbolo della decrescita, come è il simbolo di Slow Food, anche se si tratta di una chiocciola molto diversa. E in aprile 2001 è l'inizio della guerra dell'acqua, la guerra dell'acqua a Cochabamba. È interessante, il popolo di Cochabamba è soprattutto un popolo di Quechua e di Aymara. Il popolo si è ribellato non tanto contro il governo, naturalmente il governo era come i nostri governi, il governo di Chapurati, ma non si sono ribellati contro il governo, si sono ribellati contro le imprese transnazionali, e precisamente una grande impresa transnazionale americana, la Bechtel, che aveva ottenuto da questo governo sciagurato, e aveva imposto più o meno a questo governo sciagurato, un contratto che dava a loro il monopolio dell'acqua. Ma l'acqua è una cosa assolutamente vitale per il popolo. E da un giorno all'indomani i poveri indiani dovevano pagare l'acqua un prezzo terribile e non potevano anche usare l'acqua della pioggia, cioè dovevano pagare sempre l'acqua alla Bechtel. Si sono ribellati e hanno obbligato il governo a cancellare il contratto. Così hanno dimostrato al mondo che era possibile affrontare il potere di questo che il mondo diplomatico chiama i nuovi padroni del mondo, il gruppo delle imprese transnazionali. Un popolo di poveri amerindiani hanno dimostrato al mondo che era possibile vincere una impresa transnazionale. E solo sei anni dopo, con le elezioni, hanno cacciato il presidente Testa e hanno messo al posto Evo Morales, che rappresentava il capo dei Cocaleros.
Ma gli indiani non sono tutti d'accordo con Evo Morales, hanno detto anche coloro che hanno fatto questa battaglia, continuano a fare la battaglia, non contro il governo di Evo Morales, ma per obbligare il governo di non... è più facile, si può vincere contro le imprese transnazionali, ma quando si è al potere e al governo è molto più difficile resistere. Allora hanno detto, e questo è il messaggio degli amerindiani sia nel Chiapas che nella Bolivia o nell'Ecuador, la prima cosa che ha detto il subcomandante Marcos quando è arrivato, ha preso San Cristóbal del Chiapas, ha detto non vogliamo prendere il potere, perché sappiamo bene che se prendiamo il potere saremo presi dal potere e non lo vogliamo. Vogliamo imporre al potere di fare una politica che rispetta i nostri diritti, che rispetta i diritti degli indiani che per più di 500 anni non sono stati rispettati. E questa è la battaglia molto importante. E allora non hanno vinto, come si sa, nel Messico per il momento, sì, lo statuto. Per il momento c'è la guerra a bassa intensità, come dicono i geopolitici gli americani. Ma nell'Ecuador e nella Bolivia hanno fatto una nuova costituzione e queste due costituzioni sono molto interessanti perché per la prima volta, almeno dai primi costituzioni moderni, non hanno scritto che la fine della società è di produrre sempre di più e di consumare sempre di più, hanno detto la fine della società è vivere bene e l'hanno scritto in quechua, summa cosae, che hanno tradotto in spagnolo, buen vivir, l'hanno anche messo in amara, è molto diverso. Questa tradizione quechua la chiamiamo summa cosae, come voi chiamate questa strada, questa nuova via, la chiamate decrescita. E questo è molto, molto interessante, una cosa, e in queste costituzioni hanno detto che la natura, che chiamano la Pachamama, la natura è un soggetto di diritto che si deve essere rispettare, non si può distruggerla, non si può distruggere, fare delle miniere, distruggere tutto un paese per prendere il petrolio, per prendere la miniera di ora di litio, eccetera. E su questo c'è una battaglia forte perché questi paesi, le risorse moderne, diciamo il denaro che viene al governo, viene dalla vendita alle imprese transnazionali, delle miniere. Si sa che nella Bolivia c'è la più grande riserva di litio, per esempio. E gli indiani dicono no, non vogliamo distruggere il nostro paese per il litio. È molto, una battaglia molto importante e precisamente ci riconosciamo tra di noi, con il globo attraverso il summa cosae, noi. La decrescita. Recentemente sono andato a Bilbao, nel Paese Basco, c'era un convegno che si chiamava Decrescimento y Buen Vivir. Decrescita e buon vivere bene. Allora, dopo questa introduzione, c'è il più o meno l'inizio del libro parla della prima strada, quella di cui la prima strada anche di Woody Allen, quella che porta alla scomparsa delle specie, precisamente è la strada della società di crescita con crescita, perché vedremo che c'è anche la strada della società di crescita senza crescita, quella che porta alla disperazione. La prima porta solo a ciò che gli esperti chiamano la sesta scomparsa delle specie. Perché la sesta? Perché
non l'umanità, ma il pianeta ha conosciuto cinque scomparse, cioè la quinta è quella che è venuta 65 milioni di anni prima, che era la scomparsa dei dinosauri, dei bronchosauri, eccetera. Ma la nostra ha tre differenze importanti, che svolge a una velocità terrificante, perché gli dinosauri hanno messo 10.000 anni per scomparire. Noi va molto più veloce, le specie scompariscono alla velocità di 50 a 200 al giorno. Vedete che quando parlo sono 4 o 5 specie che hanno scomparso. Naturalmente sono meno visibili che i mammut, sono più spesso delle batterie del sottosuolo, delle foreste tropicali e equatoriali. Ma di tanto in tanto una specie importante sparisce, come oggi spariscono gli api. Gli api spariscono, è una tragedia, è anche dal punto di vista dell'economia, l'unica cosa che conta per i governi, ma è una tragedia. E allora, ma la seconda differenza è che questa scomparsa è generata dall'attività umana. E la terza differenza è che l'uomo potrebbe essere anche la vittima di questa scomparsa. Lo sarà sicuramente se non cambiamo strada. Lo sarà per un sacco di ragioni, perché c'è il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e anche la perdita della fecondità dell'uomo. E allora, il primo capitolo si chiama La catastrofe produttivista, e è la cronaca di una catastrofe annunciata da molto tempo, almeno dal 1962, quando è uscito La primavera silenziosa di questa autore americana, Rachel Carson, ma non l'abbiamo ascoltato, ma almeno gli italiani hanno sentito parlare del primo rapporto al Club di Roma, perché è un italiano che l'aveva prenotato, Aurelio Pecce, ingegnere della Fiat. E allora non possiamo non saperlo, perché sono usciti tanti rapporti, e tanti, anche non solo dei rapporti, ma dei film come quello del vicepresidente americano Al Gore, La verità scomoda, e anche un sacco di rapporti tecnici come il rapporto di Nicola Stern al governo britannico, il rapporto al Pentagono, eccetera, un sacco di cose, e l'ultimo, quasi ultimo, è il quarto rapporto del PCC, del GIEC, del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. E allora lo sappiamo bene, si è detto, tutti lo sanno, i governi lo sanno bene, si sono riuniti prima a Copenaghen per dibattere di questo, hanno fatto niente, poi a Cancun, sanno che se non facciamo niente fino alla fine, perché anche se da oggi decidiamo di non più bruciare una goccia di petrolio, di non più emettere del biossido di carbone, prenderemo 2 gradi di più. Ma 2 gradi di più è una tragedia, perché già 2 gradi di più significa centinaia di milioni di emigrati dell'ambiente. Il popolo del Bangladesh, le zone che saranno sotto acqua, ma è una tragedia che si può gestire. Quando ho cominciato a fare le conferenze sulla decrescita, dicevo, dobbiamo intraprendere la strada della decrescita per evitare la catastrofe. Era già un gran coraggio, o forse che ero troppo utopista, pensavo che era possibile evitarla,
Oggi non posso più dire questo. Dopo il quarto rapporto dell'IPCC, dico, dobbiamo intraprendere la strada dell'elettricità per limitare la catastrofe e gestirla. E questo è molto importante perché possiamo gestirla come massacrando tutti contro tutti per gli ultimi gocce di petrolio, o possiamo gestirla in modo conviviale, questo precisamente è il progetto della decrescita. Ma se non limitiamo questo cambiamento climatico, da ciò che dicono gli esperti, possiamo prendere 5 gradi, a 5 gradi di più, 5 o 6 gradi di più, probabilmente non ci sono più le condizioni per la sopravvivenza dell'umanità. Possiamo chiudere l'umanità. Scomparirà. Un amico francese che ha scritto per provocazione un libro abbastanza bello, Yves Pacalex, che ha detto l'umanità scomparirà, tanto meglio. Come se no, non posso dire tanto meglio per me. È per questo che faccio delle conferenze sulla decrescita. Allora, per uscire da questo vicolo cieco di questa menaccia, bisogna rompere con l'immaginario della crescita. Dobbiamo decolonizzare il nostro immaginario, e questo è l'oggetto del capitolo 2, ci sarà vita dopo lo sviluppo, con un punto interrogativo. Allora, la decolonizzazione dell'immaginario si svolge a due livelli, a livello delle parole e a livello delle cose. A livello delle parole dobbiamo capire come questo nostro immaginario è stato colonizzato. E queste parole che sono sviluppo, crescita, anche progresso, sono delle parole un po' strane, sono nate nella biologia, la biologia evoluzionista, si trovano da Darwin, ma già prima Darwin, e ha senso nella biologia perché si capisce che un organismo, con il tempo diventa sempre più grosso, più grande, e allora questo è la crescita dell'organismo. Ma generalmente una seme non diventa una seme gigantesca, grossissima, si trasforma e diventa per esempio una quercia. E allora questo è lo sviluppo. Hanno definito lo sviluppo come quando un organismo cresce, si trasforma qualitativamente. Allora la crescita è la trasformazione quantitativa di un organismo. Lo sviluppo, la trasformazione qualitativa dell'organismo, questo è chiaro. Ma gli economisti, la mia tribù, hanno importato questi concetti in un modo come delle metafore. Allora hanno detto, l'economia è come un organismo, l'economia non è un organismo. Forse la società umana, Gaia o la Pachamama, forse è un organismo o un quasi-organismo, ma l'economia no, l'economia si svolge dentro una società umana, è solo una parte della società. E allora hanno detto, l'organismo economico cresce, ma anche si trasforma, è lo sviluppo economico. Si sono dimenticato che gli organismi crescono, si sviluppano e poi muoiono a un momento. E là, si sono dimenticati della morte. E allora è così, una cosa che un bambino capirebbe, come diceva Marx, non Karl Marx, Groucho Marx, ancora più interessante. Un bambino di 5 anni capirebbe questo, che una crescita infinita non è possibile su un pianeta finito.
Ma un uomo, un professore di economia, non lo capisce. Allora, Groucho Marx dice, bon, fate venire un bambino di 5 anni. C'è un bambino di 5 anni, questo può verificare in lui. Allora, è l'unico economista che l'aveva capito, che per questo non ha avuto il premio Nobel, Kenneth Goulding, che colui che crede che una crescita esponenziale possibile su un pianeta finito e sia un pazzo sia un economista. Allora i nostri governi sicuramente, sia Berlusconi che Sarkozy che Gaddafi, sono pazzi, questo è sicurissimo, ma noi siamo economisti, tutti noi siamo economisti perché siamo stati economicizzati. L'ho imparato e voi l'avete imparato, i nostri figli imparano ancora, parlano il grande racconto della crescita occidentale, della rivoluzione industriale che porta l'umanità alla felicità, a talmente felicità che va a scomparire, a talmente felicità che la gente ora in Francia, una cosa che nessuna società umana credo ha conosciuta, i bambini si suicidano. Questo è il massimo della felicità, una società dove i bambini si suicidano. Non solo gli impiegati, perché c'era una epidemia di suicidi negli ultimi anni delle telecom, dopo aver privatizzato le telecomunicazioni in Francia, gli impiegati si sono suicidati. Ma non solo gli impiegati e i licenziati si suicidano, ma anche i bambini. Questo è il sommo della civiltà. Allora, questa è la metafora. Allora, la crescita infinita, ma la crescita di che cosa? Fino a che punto? Perché? Allora, dicono, è la crescita della felicità. Allora la felicità l'hanno poco a poco trasformato, la felicità è materiale, la felicità si misura, finalmente la felicità è la quantità di consumi. I consumi hanno un prezzo e allora la quantità dei consumi valutati con il prezzo si chiama il PIL, il prodotto interno lordo. E allora, ma il prodotto interno lordo è una cosa, la crescita del prodotto interno lordo è una cosa un po' strana. È come l'attrice americana dell'entraguerra, Mae West. Mae West diceva, quando sono buona, sono buona, ma quando sono cattiva, sono ancora migliore. E questo è esattamente ciò che accade con la crescita. Se la crescita si tratta della crescita del grano, della carne, eccetera, è buona. Ma se la crescita delle armi, del nucleare, eccetera, è ancora migliore, perché si può crescere così, distruggere e ricostruire e sempre produrre e sempre consumare. E allora è la crescita del PIL è una cosa totalmente inconsistente, che si mette insieme la distruzione e la creazione e la produzione. E fino a che punto? Perché se si dice sempre crescere, quando si fermerà la crescita? Allora se prolunghiamo la crescita con un tasso molto moderato, un tasso che nessun governo oserebbe preconizzare, il tasso di 2% all'anno. Oggi dicono sarebbe bello di avere dei tassi a due numeri, come i cinesi, 12% all'anno. Bon, 2% è una cosa ridicola, una cosa piccola. Ma se lo prolunghiamo su 2000 anni, che è solo un attimo nella storia dell'umanità, e meno di un atomo nella storia del pianeta. E allora arriviamo a un prodotto interno lordo che sarebbe moltiplicato da 160 milioni di miliardi. 160 milioni di miliardi. Potete immaginare 160 milioni di miliardi di più di macchine, di pesticidi. È un'assurdità totale. E questa è la conseguenza che
vostro ex ministro dell'ambiente Giorgio Ruffolo chiamava con molta saggezza il terrorismo delle interesse composte. E sì, le interesse composte sono terroristi. E il risultato è così. E per questo, matematicamente, la crescita, la società della crescita, è una assoluta. Ciò che faceva dire al mio maestro, che era più o meno un bolognese, Ivanilic, diceva: viviamo in una società che possiamo chiamare l'assurdista, il paese dell'assurdo. Allora ho detto che la colonizzazione dell'immaginario, del nostro immaginario, è venuto nella scuola attraverso ciò che si può chiamare la grande bolla speculativa del mito della crescita occidentale. Questo grande racconto che ci è stato raccontato a noi è stato ancora raccontato ai nostri figli. Allora, questo mito comincia con, direi, con il sogno di Adam Smith. Perché prendo Adam Smith perché è molto rappresentativo degli economisti dell'illuminismo. Allora, per dare una data, 1776, è l'uscita dello saggio sulla ricchezza delle nazioni. E il messaggio è molto interessante. Tutti gli uomini dell'illuminismo, i napoletani, aveva questo messaggio, Beccaria. E il messaggio è che se lasciamo fare le passioni umane, perché tutte le società prima cercavano di limitare le passioni, e particolarmente ciò che Spinoza chiamava le passioni triste, l'avidità, la ricerca del sempre di più, del potere, della ricchezza, eccetera. E allora tutta l'educazione cercava di limitare questo con un successo limitato, ma o almeno cercavano di farlo per fare un buon governo, non la governance, ma un buon governo, come si vede bene a Siena, l'affresco bellissimo nel palazzo di Siena, ma si vede anche a Piacenza sulla statua del cavallo di Ranuccio II, si vede la scultura del buon governo. Allora volevano limitare questo. Invece no, dopo Bernard de Mandeville, che ha detto i vizi privati fanno la fortuna pubblica. Allora si vede, e oggi è anche il messaggio che è dato ai nostri figli attraverso la televisione berlusconiana, soprattutto anche gli altri. Ma soprattutto nelle business school. Nelle business school è la lingua sacra delle business school anglosassone, inglese. Il primo messaggio è: greed is good. L'avidità è una buona cosa. E dobbiamo diventare dei cost killers, dei assassini. E allora il risultato è così che si fa la ricchezza delle nazioni. Ma non si è fatto la ricchezza delle nazioni per più di un secolo, si è fatto la ricchezza dei capitalisti, della borghesia inglese, ma si è fatta la miseria dei contadini che sono stati cacciati ad operso le loro terre, sono diventati proletari nelle periferie di Liverpool, di Manchester, hanno conosciuto una miseria terribile, comparabile solo alla miseria dei Mingong cinesi di oggi, che conoscono la medesima esperienza. Non è un progresso, è una miseria. E dovremmo saperlo bene, perché c'è tutto un sacco di testimoni. C'è Dickens, basta di leggere Dickens e di vedere questa miseria probabilmente. Il periodo più terribile della storia umana, questo inizio dell'industrializzazione in Inghilterra. E poi gli artigiani sono rovinati, anche loro diventano dei proletari. Le donne, i bambini sono sfruttati delle miniere, delle commissioni orribili. E quando non sono
sputati, vivono nelle commesse satelliti, nelle periferie inquinatissime, l'aria sporcata, eccetera. E non solo gli inglesi, ma anche hanno avuto bisogno di distruggere gli artigiani e i contadini indiani dell'India, e di cui anche Marx, anche se Marx è un produttivista, anche Marx dice, ha scritto che le ossa dei tissatori indiani imbianchivano in pianure del Gange. Ci vuole delle ossa per imbianchinare le pianure. Era una periodo. Bon. Poi cosa è successo? È successo una cosa che non era prevedibile, che è il capitalismo si è trasformato dopo un secolo di miseria per i poveri e di ricchezza per i ricchi, si è trasformato in un sistema termoindustriale, termos con il calore, e questo che poteva sfruttare le macchine a fuoco, prima la macchina a vapore e poi la macchina a benzina. E allora questo ha permesso, dopo 1850 più o meno, di produrre ciò che fa dire a Marx nella prima battuta del Capitale: il sistema capitalista si annuncia come un'immensa accumulazione di merci, già nel 1848. E oggi allora cosa direbbe Marx? E allora se questa immensa accumulazione di merci si deve consumare. Allora a partire di questo tempo anche gli operai hanno visto il loro tenore di vita migliorare un po', ma solo che ogni 10 anni c'era una grande crisi, perché si produceva molto ma non si poteva consumare tutto. Allora c'era la grande crisi di sovrapproduzione, che faceva milioni di disoccupati, una miseria per 2 o 3 anni, e poi c'era di nuovo la prosperità, la cosiddetta prosperità. Solo ci ha voluto ancora un secolo per costruire, trovare la soluzione finale, la società dei consumi. E nasce per noi europei, per gli americani un po' prima, ma per noi nel dopoguerra. Ciò che in Francia chiamiamo i 30 anni gloriosi, perché questa società dei consumi ha funzionato per 30 anni, ha funzionato bene. E allora come ha potuto funzionare? Hanno trovato il trucco, la soluzione, che è fondata su 3 ingredienti, che sono il marketing e la pubblicità. Pubblicità fantastica, perché la pubblicità ci rende malcontenti di ciò che abbiamo per far desiderare ciò che non abbiamo. Allora non si deve dire che la società dei consumi è una società di soddisfazione, di abbondanza, no, è una società di frustrazione. Come dice ancora Ivanovic, il tasso di frustrazione è superiore al tasso di produzione, e questo è una necessità assoluta, perché se no il sistema non funziona. Poi il secondo ingrediente è il credito, che perché la gente non ha abbastanza soldi per comprare tutta questa merda. Allora fortunatamente esistono le associazioni e istituti filantropici, che sono le banche che fanno dei prestiti anche a coloro che non hanno soldi. Anche il sommo negli Stati Uniti sono i crediti ninja, si tratta delle tortughe uccidatrice giapponesi, ma ninja se no income, no reddito, no job, no lavoro, no asset, no patrimonio. Allora si fa dei prestiti a della gente che ha no income, no job, no asset,
E il risultato naturalmente è stata la crisi nata in agosto 2007, che è la crisi dei subprime, che non è finita, si dice è finita, no, non è finita veramente. Oggi è un po' nascosta, è la ripresa, è la, una piccola ripresa un po' finta, ripresa della speculazione immobiliaria e della speculazione nelle borse, ma non è per niente una ripresa e siamo all'inizio solo di una grande crisi che sarà non solo una crisi finanziaria, non solo una crisi economica, ma è già una crisi ecologica e sarà una crisi di civiltà. Per questo che siamo la svolta della storia umana di cui ho parlato, che è iniziato nel 1994 con la presa di San Cristóbal de Chiapas, è l'inizio di questo grande cambiamento. E il terzo ingrediente è l'obsolescenza programmata, il fatto che anche se non vogliamo consumare, siamo obbligati perché questo bel computer ha una come si chiama? La cosa che fa funzionare la batteria, previsto per 3 anni. Ricordo che senza batteria tra un po'. Sì. E allora siamo obbligati di consumare sempre di più. E alla fine questa società di petrolio che ha funzionato, questa società di consumi che ha funzionato, perché siamo nel frattempo siamo passati dal carbone al petrolio. Allora il petrolio è l'energia assoluta, un miracolo, ma è un dono della natura, un dono che fa che quando facciamo il pieno del serbatoio della macchina è come se mettiamo il lavoro di un operaio per 5 anni. Una cosa fantastica, 5 anni di lavoro in 30 litri di benzina. Solo che la benzina non è illimitata. Allora, come dice un esperto, Richard Heinberg, ha scritto un bel libro, si chiama The Party is Over, la festa è finita. La crescita, questa crescita che abbiamo adorato, la crescita di 30 anni gloriosi che ha permesso di far venire a casa il frigorifero, la televisione, sarebbe stato meglio di non far entrare Big Brother dentro la casa, ma tutti questi gadget, eccetera, ma che non solo gadget, anche delle cose che sono molto utili. Bon, questa crescita è uscita dai pozzi di petrolio e si fermerà con i pozzi di petrolio. Infatti è più o meno già si è fermata. Ma non lo sappiamo ancora perché è come la luce, se vediamo ancora oggi la luce di stelle che sono scomparse milioni di anni fa, perché sono a una distanza di milioni o di miliardi di anni luci che riceviamo la loro luce, ma non esistono più. Allora riceviamo ancora la luce della crescita, ma la crescita probabilmente è scomparsa negli anni 75 con la fine del fordismo. E allora, ma finalmente questa crescita la devo utilizzare, questo perché abbiamo, questo è il libro. E poi, questa è la ragione perché non può continuare all'infinito. Questa è l'impronta ecologica di tutti i paesi. Si vede subito che sovrappassiamo l'impronta sostenibile e che la linea nera, ma non ho tempo perché saremo ancora qua domani. Allora, già oggi su questo grafico sovrappassavamo l'impronta ecologica sostenibile di 40%, ma oggi è già più di 40%, 50%. Allora questo non può continuare indefinitamente. E poi, allora questo che volevo segnare è che questa società dei consumi non porta, e la crescita del PIL non porta alla felicità,
Allora avevamo già alcuni sospetti, ma ora c'è un'istituzione in Inghilterra che si chiama Renew Economics Foundation, che fa un calcolo molto interessante, calcolo un indice della felicità, che chiamano Happy Planet Index. Allora lo fanno con tre cose: l'impronta ecologica, la speranza di vita e l'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni anno fa un'inchiesta su il subjective well-being, il sentimento di felicità. È una cosa importante, naturalmente è arbitrario, ma tutti gli statistici sono arbitrari e quella ha un senso forse più forte che il prodotto interno lordo. Allora si vede che gli ultimi diventano i primi, e gli americani 150 addirittura. Qua, gli americani hanno migliorato, sono 114, l'Italia è rimasto, il primo Costa Rica, Repubblica Dominicana, Guatemala, eccetera. Allora va detto che qua è la medesima cosa, gli Stati Uniti hanno il più grosso prodotto interno lordo, anche per capita sono 4. Questo è l'indice dello sviluppo umano, calcolato c'è il livello di educazione, questo non cambia tanto, sono al 10° rango, e poi come Happy Planet Index, al 0° rango, 150. Va detto che con la fine del petrolio c'è il fallimento della società dei consumi. Per questo si deve uscire dalla società dei consumi, uscire dall'economia per invocare la via della felicità. Allora, naturalmente, tutte le società devono metabolizzare, sì, con l'ambiente, con la natura, con le risorse naturali, ma non lo fanno nel quadro dell'economia, nel quadro della scarsità, dei bisogni, di tutto questo. Dobbiamo reincastrare l'economia dentro il sociale. E non esistono le leggi dell'economia. Se esistevano le leggi, come se crediamo che le leggi dell'economia esistono, allora non ha più senso di fare la politica. Come si è verificato con la Grecia, i greci hanno votato per un governo socialista e si vedono imporre dai leggi dei mercati finanziari una politica tutta al contrario. Allora se vogliamo veramente avere una politica nostra che scegliamo, dobbiamo uscire dall'impero dei mercati finanziari, ma anche dell'impero dell'economia. E costruire una società d'abbondanza frugale. Allora quando uso questa parola abbondanza frugale, immediatamente dice ma è un ossimoro. Perché diciamo che è un ossimoro? Perché abbiamo il nostro immaginario colonizzato e siamo tossicodipendenti della società dei consumi. Ma la società dei consumi, come l'ho detto, è una società di scarsità, di frustrazione. E quando uso la parola abbondanza, società d'abbondanza, penso a un grande antropologo, Marshall Salins, che ha scritto un bel libro, Età di pietra, Età di abbondanza. E lui dimostra che l'unica società nella storia umana dove c'era l'abbondanza è la società dell'uomo nel paleolitico, le società di cacciatori, raccogliatori, perché queste avevano pochi bisogni e non dico lavorare, non conoscevano il lavoro, ma avevano la caccia, la pesca, eccetera, e avevano un'attività per soddisfare i loro bisogni di 2 ore al giorno al massimo. E per il resto del tempo facevano la festa, facevano delle cose
piacevoli, si può fare l'amore anche come i nostri ancestri vecchi, anche i bonobo che avevano inventato una civiltà fantastica. Ma anche le paleolitici era già qualcosa di... Allora l'unica soluzione per conoscere l'abbondanza è di limitare i nostri bisogni. Solo se abbiamo dei bisogni limitati, è per questo che la frugalità non è contraria all'abbondanza, è la condizione di realizzare una società di abbondanza. E per questo si deve uscire dall'imperialismo dell'economia, dall'immaginario economico, e rivalorizzare, per esempio, lo spirito del dono. E questo è l'oggetto del capitolo terzo, del terzo capitolo. Spirito del dono, economia della felicità e di crescita. E il capitolo dopo è la voce, una delle voci della decrescita è la voce di Ivan Illich, di cui ho già parlato, e il capitolo 4 si intitola La decrescita e la buona notizia di Ivan Illich, punto interrogativo. E sì, perché penso che Illich ha sviluppato tutto un sacco di idee che vanno nel senso di una società di frugalità e una società finalmente d'abbondanza frugale, che lui chiamava la società conviviale, una società conviviale dove non siamo più gli schiavi della tecnica, perché lui comincia soprattutto con una critica della tecnica, che dice la tecnica, una certa tecnica, che lui chiamava la tecnica eteronoma, quella che ci rende sempre più dipendente, una tecnica che umilia l'uomo. E la sua analisi finalmente è molto vicina dell'analisi di un filosofo che è riscoperto ora, che è stato dimenticato, che è Gunther Anders. Gunther Anders, che ha scritto un bel libro sull'obsolescenza dell'uomo, che era il marito della filosofa Anna Arendt. E allora lui propone, Illich propone il contrasto allo strumento, alla macchina eteronoma, lo strumento conviviale, uno strumento che può essere sofisticato. C'è tutto un dibattito tra i discepoli di Illich per sapere se il computer è una macchina conviviale o non conviviale. Naturalmente dipende di tutto un sistema dietro, ma al medesimo tempo da una certa autonomia, perché si può scrivere i suoi libri senza avere bisogno di altri, eccetera. Allora c'è un dibattito, ma al medesimo Illich prendeva come esempio dello strumento conviviale, la bicicletta che è abbastanza sofisticata, ma che permette di essere indipendente, di non avere bisogno di petrolio, di tutta l'infrastruttura petrolifera, e che permette la velocità assoluta più forte. E anche prendeva la macchina da cucire, che Singer aveva inventato per amore per la sua moglie, allora era uno strumento conviviale. E le macchine eteronomi al medesimo tempo rendono gli uomini, umiliano gli uomini e anche alla fine sono controproduttivi. Allora fa la dimostrazione, perché per lui la macchina non è solo un strumento tecnico, ma anche la scuola è una forma di macchina, anche la medicina. E allora dimostra che al di là di un certo punto la medicina ci rende malati, la scuola ci rende ignoranti, e la macchina ci impedisce di distruggere la mobilità. Un'altra voce che per me è molto importante, che della decrescita, è quella del filosofo Castoriadis. Castoriadis, che anche lui, se Illich
insiste sull'autonomia tecnica, Castoriadis parte dell'autonomia politica e nel senso greco autos novos che dà a se stesso la propria legge e allora è la proposta della democrazia. Allora ci chiama, conosciamo la democrazia? No, non viviamo più nella democrazia, viviamo nelle ciò che il politologo inglese Colin Quach chiama post-democrazie, un sistema in apparenza democratico, ma che è la dittatura dei media e dei lobby, perché siamo tutti manipolati dai media e dai lobby, che sono loro che fanno le leggi. E allora la democrazia, lui Castoriadis era in favore della democrazia diretta, in ogni modo la democrazia deve anche essere locale, perché una democrazia con miliardi di cittadini non può funzionare, e c'è altri teorici come Fotopoulos che hanno sviluppato questo progetto, e si può riallacciare questa idea con le teorie di un anarchista ecologista, anarchista americano di origine slavo, Murray Bookchin, che è una democrazia organizzata in una forma di piramide. Ci sono dei piccole democrazie che delegano a un livello superiore, lui parla di comuni, così fino al sommo. E questo raggiunge un'altra via che fa l'oggetto del capitolo 7, Utopia mediterranea e decrescita, che al di là dell'Occidente moderno si può ritrovare una tradizione cancellata, una tradizione che il mio amico Franco Cassano ha chiamato il pensiero meridiano. E la cosa importante nel pensiero meridiano è la riscoperta di fronte all'ubris, la dismisura del mondo moderno, della phronesis. La phronesis era la strada della saggezza, si ritrova sia nel stoicismo che nell'epicurismo, che fa parte della tradizione greca e latina e da Seneca. Allora, come il tempo vola e dobbiamo lasciare il posto a Chiara, no? Potremmo ancora essere qua domani mattina. Andiamo di parte bene. Allora, ho detto all'inizio che Woody Allen parlava di due strade, la strada che porta alla scomparsa è la seconda strada. La seconda strada è la società di crescita senza crescita. E questa è la cosa peggiore, perché posso parafrasare Hannah Arendt diceva che una società di lavoro senza lavoro, niente di peggiore. Ma la società di lavoro è precisamente la società di crescita. Una società di crescita senza crescita, niente di peggiore. E precisamente questa è ciò che conosciamo oggi. Oggi conosciamo una società di crescita senza crescita. È la cosa peggiore perché se non ci sono più occupazioni, ci sono milioni di disoccupati, la disoccupazione è una tragedia totale per i disoccupati. Poi il prodotto interno lordo diminuisce, non c'è più risorse per finanziare l'università, e così spiega che il microfono non funziona bene. Questa si chiama austerità.
austerità niente da vedere con la frugalità scelta, la frugalità per autolimitatezza dei bisogni. L'austerità è il taglio nei bilanci dell'educazione primaria, secondaria, universitaria, della salute, perché anche negli ospedali non ci sono più risorse, della cultura, anche per curare l'ambiente. E questa, l'austerità, è imposta, non impedisce, non è una uscita della società dei consumi. I ricchi consumano, sprecano sempre di più, sempre di più. Ma i poveri anche devono consumare, indebitarsi, sono obbligati di indebitarsi, ma lo fanno per comprare delle cose stupide, non possono più soddisfare i bisogni importanti. E questa è la tragedia, e questo porta alla disperazione. L'unica cosa buona di questo è che diminuisce l'impronta ecologica. Allora va detto che invece di andare a fracassarsi contro il muro dei limiti del pianeta a 300 all'ora, andiamo a fracassarsi a 200. Bon, e piccolo guadagno, ma non è bon. Allora, l'oggetto del capitolo 8, la decrescita, è la decrescita la soluzione alla crisi? Sì, è la soluzione alla crisi, perché la crescita, la società di crescita con crescita porta alla scomparsa, la società di crescita senza crescita porta alla disperazione, e questa disperazione non è gestibile con un sistema politico democratico. Già non siamo più in democrazia, siamo sorvegliati da camera di videosorveglianza, Big Brother è già qua, ma soprattutto sarà, c'è la polizia, soprattutto in Francia, in Francia la polizia è terribile, c'è la polizia ovunque, è già un sistema un po' fascista, ma quando sarà ancora più terribile per gestire gli ultimi gocce di petrolio, per gestire l'austerità terribile, per permettere ai ricchi di continuare a usare le fuoristrada, e noi andare a piedi, perché neanche le biciclette si saranno dimenticati di produrre biciclette. Allora sarà terribile, e solo un sistema, una dittatura terribile può gestire questo. E decidere chi può continuare a consumare, chi non può, si dovrà distruggere e cancellare milioni di emigrati. Non siamo capaci ora di accogliere fregati di Africa. Come faremo per accogliere 100 milioni di bangladeshi se con questa società di crescita senza crescita? Allora sarà un sistema, ha ragione Paolo Cacciari di intitolare il suo libro Decrescita o barbarie. Sarà o la decrescita o la barbarie. E allora noi diciamo né rilancio né austerità. Rilancio perché rilancio va rilanciare la macchina di crescita all'infinita e distrugge il pianeta. Va a fracassarsi più velocemente, non è più possibile e soprattutto non è più auspicabile, né austerità, questa forma di imporre, eccetera, ma e per questo naturalmente ci vuole una rivoluzione culturale, ma una rivoluzione culturale porta a una rivoluzione reale, si deve cambiare al medesimo tempo l'hardware e il software. E allora questa è la strada della decrescita, e concluderò con questo. Avete visto questa bella foto? Questo è un monolitico di granito che si trova su un pozzo nel tempio buddista Zen
a Kyoto, il più famoso, Yokyanji, che è dove c'è il giardino di pietra. E allora sono andato recentemente nel Giappone, ho visto questo, e sulla la guida c'era scritto che su questa pietra, queste quattro caratteri, è il messaggio della filosofia Zen buddista. E sono infatti il buco, la cosa bella è che il buco del pozzo, questo quadrato, costituisce la metà di ogni dei quattro mezzi caratteri. Vedete che c'è ogni anno un quadrato. E allora qual è la significazione di questo? E allora sul documento che si dà quando si prende il biglietto all'entrata, dice che questo è il messaggio della filosofia di Zen, e qual significa che si può arrivare solo alla felicità se si sa limitare i suoi bisogni o i suoi desideri. Allora ho capito subito che finalmente ho detto che la decrescita non è un'alternativa, è una matrice di alternative. Si farà la decrescita in un modo diverso, ma attraverso tutti questi modi diversi di farla, si ritrova finalmente sia attraverso il buon vivere, il kumak, il kumakosai dei Amara, sia attraverso il Tao dei Zen, sia attraverso anche il Bhaktare dei Pe, il Bhaktare, vedere finalmente essere bene insieme, eccetera, si ritrova una medesima filosofia. C'è una diversità nel modo di realizzare questa sì, abbondanza frugale, e una filosofia comune. Allora, non so se in Italia conoscete tutti questi fumetti di Tintin. Conoscete Tintin? Allora, c'è un libro di Tintin famoso, almeno in francese, che si chiama Il Lotus Blu. Il Lotus Blu, così in italiano è tradotto Lotus Bleu. Il Lotto Blu. Il Lotto Blu. Il Lotto Blu, per coloro che l'hanno letto, c'è un personaggio, il figlio del bravo Wong, che è il saggio che lotta contro i giapponesi. Il suo figlio è diventato pazzo, perché è stato avvelenato dal veleno. E si chiama Didi. E lui sempre dice, Lao Tzu l'ha detto, bisogna trovare la strada, trovare il Tao. E allora io l'ho trovato, e perché voi lo trovate devo tagliare la vostra testa. Allora, bon, si tratta di trovare il Tao, ma meglio tagliare la testa dei nostri governi che la nostra. Sarà la decrescita, così trovare il Tao o la loro barbarie. Grazie.